Ok, non va. Premi indovina. Paolo. Sì. Premi indovina. Piccoloto interno. Pronto. Chi è? Piccoloto interno. Chi è? Internotto. Internotto. Popolotto internotto. Piccoloto interno lordo. Ok. E quindi che cosa succede? È arrivata la busta! E quindi cosa si fa? Apriamo la busta. Grazie. Apriamo la busta. Certo che puoi piegarla anche meglio, perché comunque apriamo c'è... Apriamo la busta. Apriamo la busta. Apriamo la busta. Chi ha... No! Beh. I vincitori di questa nuova sfida? Ante Winneries. No, magari in inglese, computer. Sono gli Splumber! Esplodo! Siamo stati in content. Cosa perché caga mentre canta? C'hanno un'influenza davvero intestinale, sì. Esatto. Porca, porca miseria. Matrioska. Porca matrioska. Reclam. 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 Scusate. Silenzio. Grazie. Reclam. Umidificatori il coccio. Salute dell'aria. Umidificatori il coccio. L'aria secca è nemica della tua gola. Con gli umidificatori il coccio purifichi l'ambiente e stai subito meglio. Umidificatore il coccio! Umidificati il cazzo! Questo è... Umidificati il cazzo! Vabbè, comunque, per prevenire la secchezza... Esatto, no, esatto. ...delle fauci. Bella. Bella, ragazzi, ci stiamo dentro. Sono 32 minuti e noi stiamo per lanciare... I saluti. I saluti. I saluti, sì, perché questa aspetta, puntata di giovedì c'è un'anticipazione. No. L'hai trovata? C'è un'anticipazione. Cos'è? Silenzio che c'è un'anticipazione. Ah, no. Sì, dai. Le anticipazioni tratte dalle trame spagnole del segreto ci presentano un nuovo Gonzalo che, dopo averlo pianto morto, scopriremo che è ancora vivo. Al suo rientro a Puente Viejo, lo vedremo con la barba e scopriremo quanto sarà importante la sua presenza, perché riuscirà a salvare la vita di una persona a lui cara. Intanto Fernando Mesia, che abbiamo visto essere un personaggio molto cattivo, nella molto terza stagione cattivo, finalmente pagherà per tutto il male che ha fatto. L'ultima sua malefatta sarà quella di seppellire vivo Gonzalo, ma fortunatamente Olmo riuscirà a salvare la vita al prete. E ancora nella terza stagione, Fernando rapirà Esperanza e si butterà in un fiume insieme alla piccola, per curare Tiberia verso Maria e Gonzalo. Grazie all'intervento di Candela, la piccola sarà salvata ed in seguito vi diremo come avverrà. Vi faremo sapere anche cosa succederà a Fernando, che sarà salvato dalla Guardia Civile, ma che da questo momento in poi comincerà a pagare per tutte le sue malefatte. E adotteranno un figlio e una coppia gay. Che idea, Bosi. Bello, come bello, ti bello. Chiami? C'è il nostro computer che si è innamorato della voce che ha recitato questa... È perché comunque in effetti c'è... Ehi, che idea, Bosi. Come ti chiami? Ma penso non ti possa rispondere, computerone, mi dispiace, mi sa che dovrei Pipoloto. Dovrei continuare a farti Pipoloto. Pipoloto. Oh, mi raccomando, prossima settimana le semifinali, col Pipoloto. Allora, mi raccomando, sì, tutti quanti, tutti presenti, contenti. Se non ci siete tutti, non iniziamo, Allora, che sia chiaro. Che cazzata. No, davvero, se non ci siete tutti, non iniziamo. Stronzata. Vabbè dai, allora iniziamo lo stesso, niente, vi diamo appuntamento quindi a giovedì prossimo, yeah. Mi raccomando, correte numerosi, non dimenticate di spippolare il Pipolotto quando ci sono... Solo quando è necessario. Solo quando è necessario, quando partono i tutorial, no, ad esempio. E un saluto quindi a tutti quelli che sono qua come pubblico presenti, che sono ciao, tantissimi, ciao, pubblico, tantissimi, ciao. Grazie. Ciao, pubblico, ciao. Una ressa ogni volta, una ressa incredibile. Un saluto a casa, un saluto a casa. Un saluto alla Ressa che ci sta ascoltando da casa. Un saluto a mamma, un saluto a papà, un saluto alla nonna, un saluto... Basta, 34 minuti. 34 minuti, un saluto ai 34 minuti, un saluto a Paolo Rigotto. Ciao, ciao James. Ciao, grazie. Ciao ragazzi. Un saluto a Luca Scarracchio. Ciao, ciao, ciao. Ciao. E a giovedì prossimo. Mi ha fatto cagare. Io ti spacco la faccia. Inascoltable, la musica inascoltabile che nessuno vi farà mai ascoltare, ve la facciamo ascoltare noi. Buon inascolto.
Poi ti rompo anche il muro! Che c'è?